Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Wayward Wonders. Nello scorso episodio siamo andati a minare con dei risultati niente male e in questo episodio ho deciso di andare e continuare ad esplorare. Sto viaggiando in direzione nord dal mausoleo, quindi noi l'altra volta siamo andati tipo verso destra, in alto a destra abbiamo trovato il Colosseo, ora sono andato in alto a sinistra. Ah, guarda, un cavalluccio, va. All'armatura! Come stavo dicendo, sto andando in alto a sinistra. Perché l'armatura? Euros. Questo è un achievement. È un achievement questo, ho trovato un cavalluccio. Che figata. Aia. Perché c'è uno spawner? What the fuck, rompi lo spawner. Oddio, perché ci vuole così tanto a rompere questo spawner? È uno spawner particolare, eh? Non vorrei fosse tipo un boss. Vabbè, comunque, a parte tutto. Ah, minchia. Non si vede il sole, mi sa che sta per iniziare a piovere. Nel deserto per fortuna non può piovere. E niente, io sto camminando un po'. Ora col cavalluccio andrò più veloce, ovviamente. Però ci sta. Sono sicuro che camminando in una direzione in questa mappa a un certo punto trovi di sicuro qualcosa. A meno che non trovi tipo un oceano, un mare. Ecco, ho parlato. Però lì c'è un dungeon diverso. Cioè un dungeon, una zona diversa. Ah, là vedo qualcosa. Però comunque sta piovendo. Allora, sai che ti dico? Io ti devo lasciare qua, piccolo Euros. Però posso craftarmi una bella barca e posso andare a viaggiare nel mondo. Quindi faccio una cosa di questo tipo. Boom. E boom. Una bella barchetta. Anzi, sai che ti dico? Me ne faccio due perché non si sa mai questo mondo di ladri. Che cavalluccio. I cavalli sono brutte persone, eh. Sappivatelo, ti possono rubare tutto. C'era un'accia. Un'accia. Stavo per dire accetta e ascia. E ho fatto accia. Cos'è? Va bene. Ciao Euros. Che se non sbaglio comunque è un cavallo mitologico. Quindi ci sta. Cos'è sta figata? Una bocca nell'isola. Ti immagini Atlantis? È Atlantide. Sì? No? Forse? Comunque voglio esplorare assolutamente questo villaggio qua sopra. Sicuro ci sarà qualche cesta. No dai, non dirmi che questo... Ah, infatti, la città di Atlantide. Mica, ma che figata però, dai. Troppo bello sta mappa. Troppo bella, non bello. Oddio le squid. Le squid no, che fanno casini. No, troppo figo. E quello, ditemi quello che volete, ma quello di sicuro è il dungeon. Ah, e qua c'è anche il modo per risalire. No, merda, ho sbagliato, dovevo premere... indietro. Distruggi sta cosa che mi serve. Ok. Mica però è vero, ho quasi finito le torce. Fatto sta che io ho un botto di legno. Neanche tantissimo in effetti, però fotte sega. Boom, 21 torce. Ok, possiamo salire. No, troppo bella sta roba, dai. Per fare Minecraft ti immagini quanto tempo ci vuole, eh? Minimo 70-80 ore di lavoro. Ma che dico, forse anche 100 ore di lavoro. Una settimana ci metti. Comunque, minchia, ma è lunga. Corriamo un po', tanto c'ho le patatonze. Ah, ecco vai che si sale. Impugniamo la spada che non so cosa potrei trovare. Ah, c'è una mucca, c'è una pecora nera. Ok. C'è un ascensore qui. No, continua con la scala. Vabbè, abbastanza lunghetta come scala. Però sono quasi arrivato in superficie. E allora ci sta. Io sarei anche curioso di andare a vedere un attimo cosa c'è in quelle ceste. Però, oh mio Dio, che cazzo di figata è. Troppo bello. Oh mio Dio, quanto è figa sta cosa. No, ci sta troppo. Troppo figa. Troppo figa. Ah, là c'è il ponte per il villaggio, ma sai che ti dico? Voglio assolutamente vedere solamente le case dei fabbri. Per vedere solamente le ceste, se trovo qualcosa di utile. Sicuro ci trovo qualcosa di utile, però voglio vedere se trovo qualcosa di veramente utile. E anche questa cosa del ponte, oddio è troppo figo. Basta, sono scassissimo a Minecraft. Non so costruire un cazzo, mi vergogno di me stesso. Troppo bella sta roba, lo so che ne ho costruito con i trucchi questa, però comunque... Allora, dove cazzo sta? La città
Il coso del fabbro. Mica non si trova? No, con mezzo globo là sopra. Oddio, troppo figo. Mica non riesco a trovare la casa del fabbro? Voglio che. Cioè, sei così bravo a costruire, mi metti la casa del fabbro, sei un po' scemo. No, casa del fabbro c'è per forza. Ci sono altri cavallucci là. Boh, io non la vedo la casa del fabbro. Là c'è anche un pozzo, però. No, non ci vuole ricercare la casa del fabbro. E quindi vaffangala, io me ne vado. Andiamo là sotto. Sono sicuro che là c'è il dungeon. Ma sicuro, cioè. Sicuro come la morte. Andiamo. Non so se avete notato, ma cioè al mausoleo c'è la lana. Cioè non è che c'è la lana. C'è la pecora con la lana blu bloccata nell'acqua. Qui c'è la pecora con la lana nera bloccata nell'acqua. E sono sicuro che se vado al Colosseo, giro un po', troverò una lana anche lì. Non so, ma secondo me la pecora è un indizio per trovare la lana. Oppure non lo so, magari è proprio quella la lana, è un trucco. No, non penso, ci sarà sicuramente un dungeon. Però insomma, capite cosa intendo. Allora, scendiamo qui. Spero non sia troppo difficile sto dungeon, però già me lo immagino. Se è così figo fuori, deve essere difficilissimo dentro. Allora. Buongiorno. No, cos'è tutta sta roba cupa? Ma questo è un babuino! Zio, i babuini! Perché maltratti i babuini? Allora vaffanculo. È mancato. Vaffanculo. Ecco, è una lava. Ok, raga, ma mi dà qualche cosa questo? No, non mi dà effetti, è solo per bellezza. Però sai cosa ti dico? Che io qua seccando mi faccio un male boia. O no? Direi proprio di sì. Quindi che dici se metto un piccolo cosetto così? Ecco. Passa comunque? Ah no, ecco, infatti. Io devo andare là dentro. Però pure che ci sia qualche scheletro o qualcosa di questo tipo. Minchia, sì. Ma devo fare il parkour per arrivare lì? No, ti droghi. Raga, mi sa che devo fare il parkour. Ma io gli vado in culo, ma che cazzo mi frega? Cioè, mica rischio tutto solo per fare un po' di parkour, per vedere che sono bravo col parkour. Cazzo me ne della crisi, zio. Allora, guarda, io salto qua sopra. Piazzo subito un paio di torce perché ho comunque paura che qui possa spawnare qualcuno di cattivo, tipo un arciere. E gli arcieri qua sono devastanti, se me lo permettete. E poi vado qui. No, aspetta, non era qui la scala? Dove cazzo era la scala? Ma la scala è giù ancora? Nella bocca? Aspetta, bisogna scendere così allora. Permesso? Buongiorno, tutto ok? Perché è pieno di ossidiana? Di solito l'ossidiana vuol dire solo creeper. Non mi piacciono i creeper, zio. No, vai. Ah no, c'è cobblestone. E c'è anche mossy cobblestone. What the fuck? Ok, non per dire, ma in chat ha detto che questa è piena di veleno. Io qua come cazzo ci passo? Nausea. Minchia, ma cieco pure. Ma io. Oh mio Dio. Che cazzo di figata che è sta mappa. E lo dico con un po' di ammirazione e un po' di paura. No, zio, cos'è sta roba? Non mi sparare. Ciao. Non vedo manco che cazzo sto a colpire. Ah, ciao, te sei vicino però. No, non mi sparare. Oh mio Dio. Non esplodere che mi. Mi fai casini poi. Te invece puoi morire. Dai, viecce. Viecce, ma non si vede niente. Non puoi farmi sti effetti ogni tanto. Dai, viecce. Avvicinati. Ecco, vabbè, se ne è proprio andato. Sopra c'è anche la lava, quindi non posso manco scavare verso l'alto. Posso almeno fare così? Proviamo a fare così. Ok, forse così riesco a farlo. Però non devo spaccare mai quelle cose. Perché là c'è della luce? Oh mio Dio, raga, ho paura! Ma non puoi darmi questi effetti di ciechezza. Sì, ciechezza, di cecità e di nausea, così improvviso. C'è anche la lava. No, aspetta, la lava te la mando in culo, zio. Tutto rispetto, però.
Aspetta, forse è lei. Cazzo, forse è lei. Mi sa che è lei. Mi sa che è lei. Mica, zio, io mica. Mica vengo da te. Potrebbe essere lei. Sta cagna bastarda, guarda quanto danno che fa. No, 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 stai lontano. Io non aprirò mai quella porta. Mai nella vita. Oh merda, può uccidermi, può uccidermi, può uccidermi. No, raga. Raga, devo pensare a una strategia qua. Io dico che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Non so come fare. Aspetta, fammi scavare una piccola zona dove potrei stare un attimino. Boh, come cazzo lo uccido questa? Con l'arco, l'unico modo. Vabbè, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.